Patine oggi, roba da niente. Sì, dai, ma queste partite quando c'è una posta in palio alta, normale che qualcosina ci sia da fare, andata bene. Peccato che subito il secondo gol che ce l'ho arrivato, però tutto sommato bene, dai, abbiamo vinto, per cui a posto. Quanto contento sei? Sono tantissimo contento perché ci meritiamo, per il corso che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Perché stiamo spingendo, secondo me, il mio gioco di tutta la Serie B, perché stiamo macinando gol su gol. Per tanti fattori, perché è giusto, dai, manca l'ultimo sforzo. Il tuo sogno era andare in Serie B, ma qua veramente quell'altro sogno, il sogno dei sogni, si avvicina sempre di più alla Serie Sì, ora si avvicina al Torino. Voglio pensare sinceramente al Torino e dopo Torino poi vediamo quello che succede. Risultati su tre, andate lì che potete davvero giocare. Era impensabile fino a 9 partite qua. Sì, sicuramente noi non ci pensavamo, assolutamente arriva l'ultimo campionato andare a giocare a Torino. Andiamo là, dai, facciamo la partita nostra e consapevolezza dei certi risultati, però dobbiamo stare attenti qua. Protagonista in campo perché nel momento in cui Livorno ha spinto di più, Andrea Cano ha detto no, di qua non passate. Avevi detto anche martedì da noi, ospiti abbiamo chiesto dicendo, tirano e fatemeli tirare. E hanno tirato, ma hanno trovato una bella saracinesca. Sì, dai, ho tremato un po' sulla traversa del Barusso perché la palla, cioè io mi sono buttato, la palla già presa la traversa, era velocissimo. C'era un tiro per ragazzo impressionante, però dai, tutto sommato andrà bene, sono contento e speriamo l'ultima partita di essere pronto come oggi è l'altra partita. Hai visto che roba lo stadio, tutte quelle bandierine, tutta quella gente, insomma alla fine avete fatto il giro di campo, avete ringraziato tutti. Sì, come mi hanno chiesto i tifosi in trasmissione, era giusto. Noi purtroppo tante volte non pensiamo a tutto lo stadio perché quella curva è quella che sta sempre eccitata, tutto quanto. Però è giusto far girare campo. Lo stadio oggi il tifoso sta risplendendo come io so che sono nei momenti che servono specialmente. Speriamo di dare qualche soddisfazione. Tu sei qui dal 2005, io penso che non hai memoria di un'altra partita con queste emozioni qui, con così tanti gol, ce ne sono poche altre davvero. Sì, beh, con tutti questi gol, emozioni, mangiati da una parte, parlare dei portieri, insomma, è stata una bella partita. Come ho detto all'inizio, questa era una partita importante dove ci si giocava una grande fetta del futuro e l'abbiamo vinta noi. Per cui, dai, se tutte le partite che vengono sono così positive, ben vengano. Ardemagni ha fatto 2 volte a scimmia oggi, prima da solo in mezzo al cerchio e poi portandosi anche Di Nardo sulle spalle, perché insomma è bello anche che si sia visto Di Nardo, è bello che Ardemagni l'abbia preso in spalla, perché anche Di Nardo fa parte di questo gruppo e può dire la sua in queste ultime partite. Assolutamente, assolutamente, come chi sta fuori fa parte di questo gruppo e si è messo a completa disposizione. Totò c'ho difficoltà, l'ha superata e si vede anche durante la settimana che pedala, è tornato secondo me il miglior Totò che conoscevamo e ci può essere utilissimo per Torino e poi vediamo un po' per il futuro dopo Torino. Insomma tutti a Torino allora, la città farà l'esodo, Allora noi l'aspettiamo veramente, noi ci aspettiamo l'esodo, dai, l'esodo che è tipo quello estivo e la gente va al mare, noi l'aspettiamo a Torino, per cui speriamo che ne vengano tantissimi e poi il campo deciderà quello che saranno le nostre sorti. Grazie. Grazie a voi.